Maurizio Gasparri. Impegnati nel secondo giro di consultazioni, i due capigruppo 5 Stelle, primo appuntamento con Giorgetti per la Lega, poi gli altri gruppi parlamentari da Forza Italia e Dem. Il movimento non cambia schema e conferma l'intenzione di puntare alla presidenza della Camera, come dice Di Maio nell'incontro con i neodeputati. L'elezione dei presidenti non è una partita di governo, prosegue il leader grillino, ma per abolire i vitalizi. In questi anni non ci è andato giù il metodo, chi rappresenta le istituzioni avverte, non può essere né condannato né sotto processo e rilancia, siamo qui per creare una maggioranza di cambiamento, mentre si comincia a ragionare sui nomi per le presidenze. In pole position ci sarebbe Fraccaro, ma non Tramontafico, che però non convince l'ala governista. Nella rosa anche Emilio Carelli, ma per alcuni è arruolato da troppo poco tempo nelle file grilline. L'obiettivo è arrivare in aula senza sorprese, quella da evitare, un blitz in zona Cesarini tra centrodestra e PD che escluderebbe 5 Stelle. Incontri con le forze politiche per individuare i profili migliori per i presidenti delle Camere. Vogliamo che il Movimento 5 Stelle, in riconoscimento al grande risultato del 4 marzo, sia il perno di questa legislatura, fare partire subito il Parlamento per iniziare i lavori per il futuro di questo Paese e dei suoi cittadini. Sul Washington Post intanto Davide Casaleggio commenta il voto del 4 marzo. I partiti sono moribondi, noi siamo la voce dei cittadini.